con Antonio Curcio, quarta giornata di campionato casalinga contro il Vigevano, che cosa si aspetta da questa gara? Allora, certo, dopo la sconfitta con Pesaro, abbiamo una gran voglia di riscatto. Sicuramente giocando in casa, avremo il calore del nostro pubblico, avremo sicuramente tanta tanta voglia di fare bene. Stiamo lavorando, in questa settimana, abbiamo avuto anche un po' di tempo in più, un po' di giorni di riposo in più per lavorare, contro Vigevano. Sicuramente vanno disattivati i loro tiratori fondamentali, che sono Stefanini, Peroni, lo stesso Mac, il playmaker americano. Sicuramente andrà allontanato dall'area il loro lungo, duro, fisicità e grande presenza sotto canestro, nonostante il suo gran fisico. La sua grande stazza fisica, è un lungo dinamico che può anche correre il campo e rolla molto forte a canestro. Qual è la vostra arma vincente? Certo, sicuramente con Vigevano, e come sempre, tra l'altro, sarà la difesa, fare le scelte giuste, in difesa e non fare più gli stessi errori che abbiamo fatto poi con Rieti e con Pesaro, perché alla fine sono sempre i dettagli che fanno la differenza. La stessa cosa, in attacco, precisi sulle nostre esecuzioni, sulla nostra palla a canestro e seguire, sempre ovviamente il piano partita, sia in attacco che in difesa. Dopo la vittoria con Brindisi c'è stata una sorta di entusiasmo, sicuramente. Il problema è che sia con Rieti che con Pesaro hanno peccato i piccoli dettagli che poi hanno fatto la differenza, soprattutto nei finali di partita, ma soprattutto anche nei finali dei quarti. Sicuramente ci ha penalizzato tanto l'assenza di Bortolini e di Sabatino nell'ultima partita, ma comunque dobbiamo capire che anche senza due giocatori fondamentali come loro dobbiamo giocare la nostra pallacanestro, dobbiamo fare le scelte giuste ed essere sicuramente il più lucidi nei fine partita. Un invito al pubblico che vi aspettate è numeroso. Certo, sicuramente ci aspettiamo un pubblico numeroso, caloroso, anche loro con una gran voglia di sostenerci e soprattutto di farci vincere questa partita, come nostro sesto uomo.